Gentili spettatori, oggi ci troviamo qui presso la chiesa Santa Paola Frassinetti per un evento molto importante. Oggi qui a Fiumicino c'è l'inaugurazione del nuovo centro pastorale, un centro pastorale atteso dai cittadini da molti anni. Ci può spiegare nello specifico come è stata realizzata questa struttura e che cosa ha all'interno? Allora, questa struttura è una struttura che è iniziata con una progettazione che viene un po' da lontano, dal 2013. Abbiamo iniziato concretamente i lavori a gennaio del 2016 ed è stata studiata per una popolazione residente più o meno nel territorio della parrocchia di circa 10.000 abitanti. Abbiamo pensato questa struttura con un'idea che potesse sviluppare sia l'ambiente pastorale sia proprio tutta la comunità parrocchiale e quella del comune. La struttura è piuttosto grande, ha un grande salone di circa 200 metri quadrati, dall'altra parte, diciamo la parte verso est, la struttura contiene una parte per l'oratorio, quindi una grande cucina, degli uffici, l'ufficio parrocchiale e il corpo scale che porterà al primo e al secondo piano, dove abbiamo delle aule, 8 al primo piano, 8 al secondo piano e 2 abitazioni per i sacerdoti, un parroco e un viceparroco. Abbiamo pensato anche a 2 grandi sale polifunzionali che serviranno per sviluppare all'interno della parrocchia anche dei momenti particolari come la scuola teologica che si sposterà appunto sempre dalla cattedrale di Porto a qua e tutte le attività che sono un po' quelle di studio e di formazione sia della diocesi che della parrocchia. Questa struttura sarà in grado anche di accogliere persone disabili? Sì, sono state rispettate tutte le tipologie architettoniche e gli accessi affinché possano essere accolte ogni tipo di persona disabile, qualunque tipo di disabilità. Abbiamo l'ascensore, abbiamo le rampe e gli accessi sono tutti quanti preservati e sicuri. Monsignor Reali, e questa struttura diventerà un luogo di incontro e di comunione a 360 gradi per tutti i cittadini di Fiumicino. Che cosa può dire ai nostri ascoltatori? Ma è proprio come dice lei, l'intenzione che abbiamo avuto è quello di dotare certamente la comunità cristiana, la parrocchia, di una struttura necessaria. Però non è solo per la parrocchia di Santa Paola, ma è per tutta intera la città, anche per le altre parrocchie che non hanno strutture adeguate, come dovrebbe essere una comunità cristiana accogliente, aperta verso tutti. E questo fatto per noi ha un grosso significato perché qui è nata la nostra chiesa. Il nome della diocesi di Porto nasce da Fiumicino e qui la prima diocesi, qui il primo vescovo Sant'Ippolito, che è stato appunto il primo vescovo della chiesa di Porto. Caro Don Bernardo, con la realizzazione di questo nuovo centro possiamo dire che è terminata l'era dei container prefabbricati per i 10.000 parrocchiani. La sua parola d'ordine che ha guidato la realizzazione del nuovo centro è stata funzionalità. Che cosa ci può dire? Funzionalità perché il centro pastorale è come la casa di una famiglia, no? Una famiglia ha bisogno di spazi per poter vivere e vivere anche comodamente anche a livello sociale, no? E questa volta come parrocchia, come famiglia parrocchiale, abbiamo una casa più grande, più comoda, dove anche i bambini, no, potranno vivere finalmente anche il periodo del catechismo senza il freddo dell'inverno, il rumore della pioggia e quindi in ambienti veramente adatti. Benedici questi locali al servizio della parrocchia di Santa Paola Frassinetti e rendere punto di riferimento e di incontro fra i vicini e i lontani, centro promotore di ogni generoso slancio verso la città degli uomini. E Monsignor Baldisseri, lei al termine di questo evento dialogherà con una rappresentanza dei giovani della diocesi in vista del Sinodo 2018, i giovani, la fede e il discernimento vocazionale. Cosa può dire ai nostri ascoltatori? 2 anni fa abbiamo dedicato il Sinodo alla famiglia e ora continuiamo a dedicare il nostro tempo come pastori nel mondo ai giovani, che sono una parte importante della famiglia e della società e della Chiesa. Pertanto io sono felice di poter stare qui in questa parrocchia in un'occasione così bella, quella dell'inaugurazione di un centro pastorale, sociale,
di grandi dimensioni, e questa è una testimonianza della vitalità che vi è a Fiumicino. Per me è l'occasione anche di portare la parola e il pensiero del Papa, che continuamente parla ai giovani. Non solo, è chiaro che i temi sono amplissimi nel mondo, ma proprio anche questa mattina ho incontrato nell'aula Paolo VI tanti giovani adolescenti, e li ha esortati a essere così pronti ad ascoltare, anche a questionare, perché la società e poi la Chiesa in particolare deve dare delle risposte. E soltanto attraverso la conoscenza dei loro problemi, direttamente da loro, noi possiamo entrare nella loro mente, nel loro cuore, e sollecitarli a camminare bene per la loro formazione e perché siano dei buoni cittadini e dei buoni cristiani in futuro.